È una manifestazione particolarmente attesa, quella che sarà in programma domenica 12 settembre a Costa Volpino. Sì, assolutamente, la terza edizione di In Volo Senza Barriere, una manifestazione per avvicinare al mondo del volo tutti e quindi compresi i disabili. È un raduno che però dà grandissime emozioni tutti gli anni, sia a noi organizzatori, nonostante le fatiche dell'organizzazione, ma anche e soprattutto a chi viene a partecipare, perché poi hanno l'occasione di fare delle esperienze in un ambiente meraviglioso, che è quello dell'Alto Lago d'Iseo, esperienze che spesso non pensavano essere alla loro portata. Quindi è un momento molto bello di condivisione tra piloti, cittadinanza e persone che hanno qualche difficoltà in più, ma chi non ha qualche difficoltà nella vita. Quindi tutti a far festa a Iseo Lake Airfield, all'aviosuperficie di Costa Volpino, in via Beguini, dalle 9:30 di domenica 12 fino a sera per una giornata all'insegna della gioia, della condivisione e dello stare bene insieme. Ecco, siamo in collegamento con Roberta Lanfranchi, che ha già avuto l'opportunità di prendere parte alla festa del volo a Costa Volpino. Ma come ci può descrivere questa giornata, queste emozioni che riuscite a cogliere grazie a questa iniziativa? Allora, sono emozioni molto particolari. Inizialmente, essendo il primo anno per me, era stata una cosa molto nuova. Però fortunatamente ero salita a bordo insieme a un mio carissimo amico e quindi mi ero tranquillizzata un po' anche per quell'aspetto lì. Però è molto strana la sensazione che tu provi. Però è comunque molto bella. Infatti, io il terzo anno che partecipo e domenica dovrei invitare anche un mio carissimo amico, proprio perché, vista la mia esperienza, ne ho parlato e anche lui avrebbe piacere a provare questa emozione. Quindi siete riusciti anche a vincere un po' le paure grazie a queste persone che vi Sì, portano sugli aerei. anche perché allora io avevo già preso aerei normali, però sensazione strana, perché ovviamente questo essendo più piccolino, cioè, le turbolenze così, cioè, le senti ovviamente di più. Quindi la sensazione è più particolare, capito? Poi è bello perché alla fine dopo sorvoli tutto il lago, è proprio bello. Quindi consiglia a tutte le persone di fare un'esperienza come questa. Sì. Ti dico che infatti, essendo il terzo anno e ci voglio, cioè, ogni anno partecipo sempre con piacere, quindi puoi capire che è stata un'esperienza molto positiva, altrimenti lo fai una volta e poi il secondo anno non partecipi più. Poi è organizzata molto bene perché è un raduno organizzato comunque, cioè con persone valide, esperte, e quindi alla fine c'è proprio tutta la giornata particolare, capito? Non è solo il momento, perché il volo sì, dura 5-10 minuti, però è proprio tutto il contorno il bello, capito? Di Quindi una è giornata che interessante. passate insieme. Sì, infatti. Conosci altre persone nuove, quindi è sempre comunque bello. Infatti un grazie grosso va proprio a tutta l'organizzazione, perché per organizzare una manifestazione simile, cioè, serve molto lavoro. Quindi un grazie.